L'obiettivo di MobiLab è migliorare l'accessibilità del territorio rurale e montano da parte di tutte le categorie di utenti, supportando la transizione verso un sistema territoriale domanda-offerta di mobilità orientato al riequilibrio modale e alla sostenibilità degli spostamenti. I partner del progetto, Città Metropolitana di Torino Capofila, GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, Unité des Communes Val d'Autun Grand Paradis, Communauté des Communes Cœur de Savoie, Communauté d'Agglomération Arlysère, hanno lavorato su obiettivi di grandissima attualità, abbinando studi e raccolta di dati attraverso questionari ed azioni concrete. Alcuni esempi. Il GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone proprio in queste settimane sta iniziando i test nelle scuole medie delle valli su di un escape game, un gioco educativo sulla mobilità che in accordo con la Città Metropolitana di Torino si vorrà poi estendere ad altri istituti dell'area del piano territoriale. Particolarmente attiva l'Unité des Communes Val d'Autun Grand Paradis, che pochi giorni fa ha consegnato ufficialmente e reso operativi due veicoli elettrici a Cogne per la sperimentazione della mobilità elettrica nelle aree montane e, durante i mesi di luglio e agosto, ha rinnovato il progetto di e-bike sharing per favorire la scoperta delle montagne attraverso le bici elettriche. Anche la Communauté d'Agglomération Arlysère ha realizzato per lo sviluppo di alternative al traffico privato un'azione di mobilità ciclabile tra i poli di Fondovalle e la parte più montana del territorio utilizzando i bike. Si sono concentrati sulle velostazioni per il ricovero sicuro dei mezzi e ne hanno realizzate alcune nei punti di interscambio.